quelli di ricordare all'Europa che ha un cuore. In un momento complicato dove notiamo con preoccupazione che il termine buono diventa quasi buonista, diventa quasi un insulto, dove la salvezza dei migranti viene messa in secondo piano rispetto a un dibattito sempre più stanco, da tre giorni senza frontiere è quel rintocco, è quel bussare al cuore dei siciliani che accolgono e che continuano ad accogliere dell'Europa per ricordare che qui si è benvenuti e che qui si può costruire una società del convivere, una società dove si cambia seriamente, una società dove nessuno è escluso e sicuramente dove non vogliamo che mai più nessuno muoia in mare. Tre giorni senza frontiere nasce con l'idea di fare memoria del tragico sbarco del 10 agosto 2013 e consegnare alla memoria dei catanesi un fatto che secondo noi doveva cambiare l'anima della città ed evitare che il consumismo consumasse anche questa occasione, ovvero quella della memoria. Sei giovani erano morti, la città aveva accolto, in particolare i suoi giovani, e allora bisognava dirlo a tutti, prima a tutta la Sicilia, l'Italia e l'Europa, che bisognava venire qui per capire. Ecco perché quest'anno più di 1000 giovani, migranti, siciliani, italiani e da tante parti d'Europa e persino dagli Stati Uniti sono qui per capire per i tre giorni come vivere insieme, come la convivenza è già in atto ed è un fatto molto bello. Quindi giochi, memoria, ma anche preghiera per ricordare le tante vittime del mare, la dimensione della festa, la dimensione dell'assemblea, ovvero raccontare chi siamo e cosa facciamo. Tre giorni senza frontiere, secondo me, è il volto più bello dell'Europa che accoglie, perché è un volto fatto di gente comune, di piccoli, di giovani, di semplici, che a Catania fanno un fatto grande, è il vero Mediterraneo.